All'inizio del giugno del 1993 qualcuno informa, ed è un altro dei misteri, Matteo Messina Denaro, che sta per arrivare per lui un mandato di cattura. A quel punto il boss decide di fuggire, di darsi alla latitanza. Ma prima di farlo scrive una lettera a una professoressa di Castelvetrano, una ragazza molto giovane con la quale lui aveva una relazione. In questa lettera dice: "Non posso far altro che diventare invisibile, perché sono un perseguitato della giustizia". La cosa che colpisce di Matteo Messina Denaro nel periodo che io ho radiografato è il fatto che fosse un perfetto sconosciuto. Cioè che un signore che mette le bombe, che è il figlio del capo mafia di Castelvetrano, del capo mandamento di Castelvetrano, uno storico uomo d'onore, era sostanzialmente quasi un perfetto sconosciuto, se non per gli addetti ai lavori. Uno di questi era il dottor Germanà, che Matteo Messina Denaro considerava il vero cervello della provincia di Trapani. Possiamo dire che quando tenta di eliminare il dottor Germanà fa il suo salto di qualità. Il padre a un certo punto si defila, ufficialmente per una malattia che lo aveva colpito, e il figlio prende in mano le redini della provincia, al punto che già nel 91 partecipa al momento deliberativo della strategia stragista, a tutti gli effetti in qualità di reggente della provincia di Trapani. Quindi prima ancora dell'attentato a Germanà, Matteo Messina Denaro già appena trentenne, appena ancora non aveva compiuto 30 anni, era già l'uomo di vertice della provincia di Trapani. È il 14 settembre del 1992, solo 2 mesi dopo la strage di Via D'Amelio. Cosa Nostra vuole cancellare la memoria storica della mafia trapanese, l'investigatore Rino Germanà, che Paolo Borsellino da Marsala voleva portare con sé a Palermo. Per ucciderlo sul lungomare di Mazara del Vallo, Totorina impiega il gota di Cosa Nostra: Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano e Leo Luca Bagarella. Quel giorno, all'ora 14:15, avevo finito di lavorare in commissariato, e prendo il motorino e sto per andare via. E un poliziotto mi ferma e mi dice: "Dottore, dice, che fa? Dice, le dispiace? Dice, se oggi lei si porta la Panda, che deve essere ricoverata per la sostituzione delle pasticche dei freni, ed io passerei alle 4 a casa sua con un'altra macchina da ricoverare". E quindi salgo sulla Panda, piano piano me ne vado verso casa. Imbocco il lungomare di Mazara del Vallo, dove mia suocera teneva una casetta a mare, a 300-400 metri massimo dalla villetta di mia suocera, sento il rombo di un motore in accelerazione. Così guardo lo specchietto retrovisore e dico: "Ma che fa questo? Serpeggiava". Non ho il tempo di realizzare cosa stesse facendo, che mi affianca, si sporge uno dal finestrino con il fucile proiettore, io lo guardo, pom, e mi spara, mi rannicchio istintivamente e mi salvo. Mi ha ferito qui, sanguinavo, però non ho perso, non mi sono imbietrito. La macchina, loro si è fermata più avanti per l'abbrivio, io freno e scendo. Prendo la pistola che tenevo dietro, ci sparo, ma prendo l'1.8 e loro si disarmano. Così, gli sparo così e poi loro rimangono fermi un attimo e io vado verso la spiaggia. Loro non sapevano che fare, dopodiché a un certo punto io cerco di figliere bottane, cazzo fai, cosa, ma chiedevo anche aiuto, dicendo che ero il commissario. Loro ci ripensano, piglia e se ne vanno. Non sono mai scesi. Non sono scesi, poi fanno impazzire. Cioè loro hanno sparato dalla macchina. Esatto. Che ma cosa? Perché secondo te? Perché, cioè, perché io non ci ho dato mai le spalle, non mi sono impietrito. Perché hai reagito, non hai avuto paura. Sempre di fronte a loro ero, mai gli ho dato le spalle. Quindi loro che cosa fanno? Inversione di marcia, ci ripensano, ritornano, mettono la macchina a ridosso qua, si sporge uno e comincia a sparare col colpo singolo.
col Kalashnikov. Mentre tu eri in spiaggia. Mentre ieri potevo essere lì dove c'è quel signore e quello poteva essere lì. Loro se ne vanno, che cosa fanno? Ci ripensano ancora, ma noi non possiamo sbagliare. Quindi dice, tornamo, ritornano. Stavolta si erano posizionati meglio col Kalashnikov, quindi io sono in acqua sul bagnasciugo insieme ad altre, non bagnasciugo, sono state 10 metri, giusto l'acqua mi arrivava qui alle ginocchia. Dopodiché loro pigliano, mettono a colpo a raffica col Kalashnikov e sparano. Quindi, quindi sparano da tutte le parti, cioè sì, anche a quelle persone che erano lì vicino? Fanno praticamente un arco, tracciano un arco e sparavano a raffica. Io sono in acqua, dopo diverse raffiche riemergo come un trombeggibile, anche le persone che erano a fianco a me, ci guardiamo ancora una volta, non sanno da farsi, fanno inversione di marcia e se ne vanno. E lì è finito. Quegli uomini non erano uomini qualsiasi, erano tre uomini importanti di Cosa Nostra. Chi erano? Ma si dice che alla guida fosse Messina Denaro Matteo, poi c'era Bagarella, Leo Luca e Graviano Giuseppe. Perché tre uomini così importanti decidono di ammazzare un uomo come lei? È Totorina che stabilisce di uccidermi. Non so cosa gli abbia dato fastidio di quello che avevo fatto io nella mia attività. Forse, comunque, perché aveva chiesto di commissariare il comune per infiltrazione mafiosa. Ma uno può dire questo, ne ho fatte tante attività, non so quale delle attività che ho fatto, e poi non tutte hanno avuto grossi successi, se così si può dire. Ma comunque quello che vorrei precisare è che lui nel 2013, parlando poi dal carcere, quando era Totorina, parlando con uno, come si chiamano, russo, nella prima parte di questa conversazione ambientale intercettata parlava di fare un momento l'attentato di Matteo, e poi dice, come mai Germanà non è morto? Cioè, subito nella sua consecuzione logica, evidentemente mi rimurginava ancora nella testa perché non fosse morto, e si lamentava del gruppo di fuoco che non era stato capace di finirmi, mentre lui faceva saltare i palazzi come fu un micolo ricevendo il letto. Oh.